Mister, una brutta sconfitta contro il Modena, c'era qualcosa che potevate fare per poter evitare di prendere ben 3 gol? Sempre, i gol nascono da errori nella fase difensiva, perciò è chiaro che potevi evitarle tutte e tre, ma se nessuno non facesse mai un errore le partite finirebbero tutte 0-0, perciò bravi il Modena a farci cadere negli errori, bravi a realizzarle. Noi penso abbiamo avuto diverse possibilità di pareggiare la partita, purtroppo non ci è girata bene e perciò siamo qui sicuramente a riflettere su una gara nata male, finita peggio, ma il calcio è fatto di queste cose e perciò dobbiamo non passarci sopra. Però prima di dire determinate cose, valutare bene com'è la situazione. Nella partita di oggi c'era un grande ex dell'anno scorso, il portiere Narciso. Sull'acquisto dei portieri dell'Albino Leffe si sono spese parecchie parole. Lei non era ancora presente quando è stata chiusa la campagna acquisti. Adesso da allenatore, qual è un parere che dà e al portiere che l'anno scorso aveva difeso bene la porta seriana e dall'altra parte un augurio che potrebbe farsi per la nuova campagna acquisti di eventualmente gennaio? Abbiamo 4 portieri, purtroppo. Purtroppo 2 sono fuori uso, oggi anche lì Stefano non era in condizioni ottimali, c'è un po' questa moria di portieri dal punto di vista degli infortuni. Quando li recupereremo tutti penso che con 4 portieri abbiamo la possibilità di fare delle buone scelte su degli ottimi elementi. Per quanto riguarda dall'altra parte, il portiere oggi ha fatto una grande partita, non ha sbagliato niente. Non lo conoscevo, non ho seguito l'Albino Leffe e perciò penso che, per quanto mi riguarda, sono contento di avere i miei portieri. Beh, il primo gol ha condizionato la partita, ha condizionato la nostra strategia di partita, anche perché penso che fino al 2-0 del Modena ce la siamo giocata brillantemente, la partita era in equilibrio e quindi abbiamo avuto le nostre belle occasioni. E, tolto fino al secondo gol, mi sembra che il Modena non abbia mai tirato in porta, tolto il primo gol, quindi tutto sommato era in equilibrio. Poi dopo ci sono frangenti in cui ha la superiorità il Modena e frangenti in cui ce l'avevamo noi, quindi il primo gol ha condizionato la partita. Poi per quanto riguarda la forza del Modena, in questo campionato di partite facili non ce ne sono, quindi che giochi col Modena o che giochi col Torino cambia poco. Un'analisi a caldo rispetto a questa partita, qual è il comparto dell'Albino Leffe che ha più problemi, oppure se ci sono eventualmente, se riesce a dirmelo, dei problemi a livello totale di amalgamazione della squadra tra i singoli giocatori? Ma sai, quando le cose vanno male è difficile dire e trovare dove sono i problemi. Sicuramente problemi ci sono, questo è innegabile. Però io sono sempre portato a pensare che è sempre il collettivo che deve trovare la soluzione a questi problemi. Non è mai o colpa della difesa o colpa dell'attacco o colpa del centrocampo, perché si è legati e quindi indipendentemente da uno o dall'altro, quando va bene il collettivo vanno bene tutti i reparti, quindi non è questione solo di difesa e attacco, ma è questione che i problemi sono un po' dappertutto. La prossima partita che vi attende è quella in trasferta contro il Frosinone, Frosinone che ha dominato la classifica fino a questo punto del campionato. Questo, quello che hai detto, è dimostrazione che il campionato di Serie B non è facile per nessuno. E alla lunga sicuramente quelli che trovano gli equilibri prima e quelli che hanno costruito una squadra fatta per vincere.